rammarico per come l'abbiamo perso, perché perdere un derby così fa veramente male. Anche perché il giorno prima i tifosi ci avevano chiesto di vincerlo, perché derby fa sempre piacere vincerli, c'è tanta rivalità, quindi capiamo anche il momento, diciamo, dei tifosi che sono un po' arrabbiati, però al di là di questo tra di noi sicuramente c'è il rammarico per come abbiamo perso questo derby, perché credo che l'abbiamo giocato, meritavamo secondo me anche di vincerlo. Poi comunque abbiamo avuto una disattenzione sul calcio d'angolo, magari la partita poteva finire in parità, ma non pensavamo certamente di perderlo. Visto anche la prestazione della squadra, non mi sento di dire niente, anzi, secondo me è stata una partita giocata bene e meritavamo di vincere. L'atteggiamento del secondo tempo forse ha lasciato un po' perplesso, cioè dopo un primo tempo di dominio assoluto in cui vi siete dimostrati superiori in tutto e per tutto, se vediamo il primo tempo, sicuramente possiamo dire che il secondo tempo non è stato come il primo, però secondo me il primo tempo siamo andati oltre, cioè abbiamo veramente dominato tutto il primo tempo, abbiamo avuto delle occasioni, forse dovevamo essere più bravi a fare un altro gol nel primo tempo, magari la partita si metteva diversamente, perché il primo tempo veramente abbiamo fatto tanto. Poi ci sta comunque al secondo tempo di abbassare i ritmi, perché non è che lo fai apposta, però se il primo tempo hai dato tanto, il secondo tempo ci sta comunque un piccolo calo. E, ti ripeto, pensavamo di vincere quella partita perché l'abbiamo giocata bene, io non mi sento di dire niente sulla prestazione, vi ripeto. Però purtroppo siamo qui a commentare che l'abbiamo perso e sicuramente ci dobbiamo riscattare già da sabato. Secondo te è più questo pensare di vincere che magari dietro la nel finale, cioè la troppa voglia di fare che alla fine... Ma penso di no, perché non è che ci siamo rilassati, alla fine è stata una disattenzione sul calcio d'angolo che abbiamo perso una marcatura e quindi lì ci hanno punito al primo errore. E poi nessuno si immagina che uno da 25 metri ti possa mettere la palla sotto all'incrocio al 93 quando la partita è finita, anche se quello fa parte del calcio e purtroppo è andata così. Però ti ripeto, non è che ci siamo rilassati dicendo che ormai l'abbiamo vinto, no. Una disattenzione in 93 minuti ci può stare, però adesso appena sbagli l'avversario ti punisce. E tu hai le spalle larghe per difenderti in maniera autonoma, no? Dalle critiche. Cosa ti senti dire rispetto a questo tuo momento? Perché chiaramente sai, sei un po' uno dei riferimenti della difesa. Ma io credo che in questo momento non dobbiamo trovare nessuna scusante, oppure non dobbiamo difenderci da niente, perché ci sta un momento che non gira bene e non stanno vedendo risultati, e le critiche è normale che ci sono, fanno parte del calcio e in questo momento ce le dobbiamo prendere, perché troppi risultati non li stiamo facendo, quindi è normale che arrivano le critiche. Però il calcio, ripeto, è pieno di queste. Vedendo anche la partita di ieri sera della Juve, anche a Buffon hanno criticato. Poi Buffon ha risposto sul campo, quindi l'unica cosa che dobbiamo fare è rispondere sul campo. Cioè, ci sono due partite di fila in casa, perché a questo punto sono da spartiacque, no? Per quello che è stato fino adesso e quello che potrà essere nel prossimo futuro. Sono due partite in cui uno fisso, penso a questo punto, non possa, sono due partite, non possa essere altro risultato. Due partite importanti e ovviamente noi dobbiamo pensare a una partita per volta. Questa qua con l'Avellino sicuramente è una partita difficile, perché tutte le partite sono difficili, però noi purtroppo dobbiamo fare risultato pieno, cioè dobbiamo cercare di vincerla. Ripeto, in questo momento dobbiamo capire che non ci gira tutto bene, quindi dobbiamo essere ancora più attenti e non sbagliare niente nei 90 minuti della partita e cercare di portare a casa il risultato pieno. Com'è la tua condizione fisica, Gennaro? Perché cioè, quest'estate, diciamo, è stata un po' travagliata per te, con un mese praticamente, non dico perso, però ti devi riadattare a un... Sicuramente la condizione fisica non è quella ottimale, è una condizione fisica da migliorare, ma si migliora comunque allenandosi, giocando e piano piano. Io spero di mettermi a posto al più presto e cercare di, ripeto, di dare il mio contributo sul campo. E la condizione fisica a volte
dipende anche dal risultato positivo che fai durante la settimana, perché se fai risultato positivo è anche secondo me una questione mentale, quello ti aiuta. Quindi se facciamo risultati importanti anche quello ti può aiutare. La sensazione è che il mio scognamiglio, cioè rispetto ai Barba, se lo dico se lo mangia, però tiene, diciamo, no? È forse quella l'immagine che. No, ma sicuramente, però se tu ti riferisci ai tuoi Barba, io credo, vedendo la partita di Vercelli, non credo che abbiamo subito chissà tanto, oppure la Pro Vercelli ci ha messo sotto, cioè non abbiamo rischiato niente a livello difensivo. Parlando di quella partita, perché mi hai detto ti sì, è Barba. Sì, no, io ho in mente quell'azione, no? Sì, che poi la palla è andata sul calcio d'angolo, ma è un'azione che ci può stare, cioè durante una partita secondo me ci può stare che l'attaccante va via, mette una palla in mezzo, ma l'importante è che non faccia gol e che non sia un errore proprio banale. Sì, dopo partita di Vercelli è stato un pochino burrascoso, però so che i tifosi sono venuti a Novarello, c'è stato un confronto con la DS e con l'allenatore. Voi sotto questo punto di vista, a livello di spogliatoio, che rapporto avete con il tempo, che a questo punto ha appeso un filo, no? No, ma col mister noi abbiamo un ottimo rapporto, ma col mister, con tutto lo staff, con tutta la società abbiamo un ottimo rapporto e stiamo cercando di uscire da questa situazione tutti insieme, perché da questa situazione si esce tutti insieme, remando nella stessa direzione e come dicevo prima, solo qualche risultato positivo ti può aiutare, perché ti ripeto, se vogliamo analizzare la prestazione, secondo me la prestazione c'è stata. Il fatto che i tifosi sono arrabbiati lo capiamo, perché era un derby e non lo perdevano da tanto tempo, quindi l'incazzatura dei tifosi ci sta e in questo momento ce la prendiamo, perché ripeto, i risultati non stanno venendo, non stiamo dando magari tutto quello che possiamo dare, però l'unica cosa è andare in campo già da sabato e cercare di fare il risultato pieno, l'unica cosa è questa, altre cose non,